Ragazzi, buonasera a tutti. Si è appena concluso il turno infrasettimanale. Siamo qui per i pronostici della 34esima giornata di Serie A. Cominciamo subito dunque con le partite di sabato 21, Spal Roma alle 3. Io credo che la Spal dovrà fare la partita della vita. La Roma potrebbe essere distratta, ma credo che ci sia talmente tanta differenza tecnica che la Roma vincerà a Ferrara. Quindi metto X2 proprio perché voglio dare qualche speranza alla Spal. Alle 18 Sassuolo Fiorentina. La Fiorentina ha appena perso con la Lazio, però una partita incredibile, ha fatto 3 gol, poi ne ha presi 4, insomma una partita davvero tosta. Metto 2 alla Fiorentina perché secondo me la Fiorentina sta bene, perché comunque far 3 gol alla Lazio non è proprio facile. Alle 20.45 Milan-Benevento, non sto troppo a perdere tempo, metto l'1 fisso del Milan. Domenica 22, c'è Cagliari-Bologna ad aprire alle 12.30, partita in realtà che significa molto solo per il Cagliari, per cui io metterei un 1x proprio perché il Cagliari giocherà la morte per cercare di portare a casa la salvezza. Le partite delle 15, Udinese-Crotone, in questo caso qua non ho molti dubbi, metto 1-2 perché secondo me il pareggio non va bene a nessuna delle due, ovviamente per l'Udinese la partita della vita dopo che è arrivata la decima sconfitta consecutiva appunto ieri contro il Napoli. Chievo-Inter, l'Inter deve assolutamente continuare a vincere se vuole sperare di arrivare in Champions League, cosa che comunque non è facile visto l'attuale quinto posto e soprattutto l'ultima partita a Roma con la Lazio, proprio all'ultima giornata. Quindi Chievo-Inter, io metto qua il 2 dell'Inter, caso contrario l'Inter si complicherebbe non poco la vita. Stesso motivo per cui do l'1 a Lazio-Sampdoria, secondo me la Lazio in casa vincerà con la Sampdoria. Atalanta-Torino, sfida dal profumo europeo, l'Atalanta si è rifatta sotto al Milan, quindi assolutamente partita interessante, metto 1 dell'Atalanta. E poi, domenica 22 aprile alle 20.45, il big match, quello che potrebbe decidere lo scudetto in un modo o nell'altro. Una vittoria della Juve metterebbe forse la pietra tombale su questo scudetto, andrebbe a 7 punti di vantaggio. Un pareggio darebbe comunque vantaggio alla Juve, ma avrebbero ancora 4 partite i partenopei per provare a recuperare. Una vittoria del Napoli darebbe forse, cambierebbe il fattore psicologico di questo campionato. Cosa prevedo io? Io secondo me vedo una vittoria della Juve, perché secondo me la Juve due partite di fila fa fatica a sbagliarle e soprattutto credo che ieri il pareggio di Crotone è stato influenzato proprio dalla partita che la Juve dovrà giocare domenica sera. Chiude la giornata di Serie A lunedì 23 aprile alle 20.45 Genoa-Verona, altra partita importante per la zona salvezza, secondo me il Genoa vincerà, Genoa che comunque è già abbastanza tranquillo, ma secondo me in casa il Genoa non perderà col Verona, quindi 1 fisso Genoa. Ragazzi, io vi saluto, questi sono i miei pronostici per la 34esima giornata di Serie A e ovviamente iscrivetevi, seguitemi dappertutto su YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram, Twitter e adesso anche su la radio, la web radio Fuori Rosa Radio. Io vi saluto e vi do appuntamento nei prossimi video. Ciao!